Perché hai voluto vedermi, Ipazia? Lasciando la tua bella città per questa fredda Milano. Per guardare in faccia chi ha deciso di bruciare la biblioteca di Alessandria. Per guardare negli occhi chi ha ucciso mio padre. E per provare a fermarti, Ambrogio. Non è più possibile. Neanche se il tuo amico Selim estrae il pugnale che nasconde sotto l'ascella e mi ammazza. Perché ormai l'impero romano sta morendo. I barbari premono alle frontiere. E questo lo sa anche la povera gente. Il glorioso esercito romano, per sopravvivere, deve sostituire agli stendardi di Roma la croce di Cristo. Ma gli scontri, il caos, non sono solo alle frontiere, ma qui, nell'impero romano, dove tutto può essere travolto. Ma se a capo di ogni re, a capo di ogni imperatore, noi mettiamo Cristo, allora sì che non ci saranno né guerre né caos. Ci sarà l'ordine, l'ordine cristiano. La verità è diversa. Quando voi avete capito che i primi cristiani erano ribelli, che avevano avuto il coraggio di mettersi contro il sistema di Roma, contro le guerre, che si battevano per la liberazione degli schiavi. Allora li avete massacrati. Ma il grande stratega Costantino, uno come te, Ambrogio, ha organizzato il concilio di Nicea, il primo concilio, e ha preteso che i vescovi mettessero per iscritto che Cristo non era un uomo che aveva combattuto per la liberazione degli oppressi, ma era figlio di Dio. E questo per strappargli la forza rivoluzionaria del suo messaggio. E i vescovi ci hanno pensato un mese prima di accettare. E alla fine hanno ceduto. E così sono stati riconosciuti dall'impero. Terre, proprietà, poteri giurisdizionali, immunità, denaro. Una lettura della storia un po' semplicistica per una filosofa del tuo valore. Tu sai benissimo che è l'impero romano che ha chiesto la nostra protezione, riconoscendo la nostra superiorità. Proprio dove stiamo ora, tu ed io, proprio qui, esattamente 3 anni fa, la sera di Natale, l'imperatore Teodosio, piangendo per le sue orrende colpe, si è inchinato davanti a me implorando perdono. Imperator non supra ecclesiam, sed intra ecclesiam est. E così è avvenuto. E finalmente il comando è passato a chi regge le anime. Ora siamo noi che prepariamo gli editti che l'imperatore promulga. E pensare che per un attimo avevo creduto di poterti convincere a rifondare la biblioteca di Alessandria, magari intercedendo per me presso Teodosio. Avevo creduto per un attimo di poterti convincere che scienza e religione possono ancora convivere, come è accaduto per tanti secoli. È un sogno possibile, ma pericoloso. Fino ad ora questa convivenza è avvenuta in classi sociali colte ed elevate. Il popolo di Alessandria ha sempre preferito lo stadio e le corse alle biblioteche e alla filosofia. Io so quello che stai cercando, Ipazia. I trattati di Moco sulla teoria atomica, quelli sulla luce. Ma la luce, se tu ne scopri il segreto, e se questo segreto lo metti a disposizione della gente, apparterrà a tutti. E non potrai mai più mettere a cavallo di un raggio di luce un messaggio di Dio. Nella luce è nascosta la creazione, il mistero della vita.
Ha 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 ha!